Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono in una postazione completamente diversa perché sto facendo questo filmato velocissimo con il cellulare. Sono appena arrivata a casa, devo di nuovo uscire, non avevo tempo di montare tutto, telecamera, luci, insomma tutte le cose che metto di solito, e ho pensato di mettermi davanti alla finestra e di fare questo filmato un po' più veloce col cellulare. Il lato positivo è che finalmente vedete il colore dei miei capelli naturale alla luce del sole, ma a parte questo, oggi è un video spesa. Volevo fare un svuota la spesa di INS. Sono andata in questo supermercato, ci sono capitata per caso perché stamattina non era previsto, ci sono passata davanti, sono entrata e devo dire che ho fatto benissimo ad entrare perché ho trovato delle cose veramente interessanti. Inizio con i surgelati, così poi li vado a riporre in frigo come al solito. Ho comprato questo gelato spagnola, che sarebbe un variegato alla marena, che mi attirava. Non ho mai provato questa marca, però diciamo che questa tipologia di gelato di solito mi piace, quindi ho pensato di provare questo. Questa marca è Pasha, eccolo qui, Pasha. Io non sono tanto esperta di marche dell'INS perché non ci vado tanto spesso. Poi ho trovato le patate da forno, quelle surgelate da mettere però nel forno, quindi quelle che non si friggono. Io di solito utilizzo sempre questa tipologia di patate perché le preferisco al forno. E quindi insomma, queste qui tra l'altro hanno il taglio rustico, che è quello un po' più piatto, un po' più largo, che mi piace molto di più, quindi ho deciso di provarle. Poi ho preso una cosa che mi piace tantissimo e che non credevo sarei riuscita a trovare, ossia le orecchiette con le cime di rapa. Queste sono buonissime, a me piacciono tantissimo, sto ancora aspettando di mangiarle fresche, ma in attesa le prendo così surgelate, tipo 4 salti in padella, tanto per capire la tipologia, e di solito mi piacciono. Non ho mai provato questa marca, però sono curiosa, penso comunque che, insomma, che mi piacciono. Poi ho preso della marca Prima Voglia i broccoli surgelati, già tagliati, da cuocere semplicemente in padella. E a proposito di surgelati, ho trovato una borsa frigo per la spesa, quindi non sono le classiche borse frigo, quelle grandi da viaggio, ma proprio quelle per fare la spesa, perché vedete che ha il formato comunque di un sacchetto e all'interno è rivestita in questo modo, quindi sono quelle borse in cui si può mettere magari una mattonella di ghiaccio e poi andare a fare la spesa. In estate secondo me è comodissimo avere una borsa di questo tipo, io la cercavo da tantissimo tempo e finalmente l'ho trovata. C'erano tante fantasie diverse, quindi se vi interessa una cosa del genere andate nel supermercato INS, perché secondo me ne trovate ancora tante, ce n'erano tante disponibili, quindi sicuramente potete anche scegliere il colore. Io ho scelto questa, però c'era azzurra, c'era con i fiori, c'era bianca, insomma mi sono piaciute molto. E poi ho preso due yogurt della marca Alpen, uno al cocco e uno al caffè, eccoli qua. Poi ho voluto provare gli strudel alle mele, mini strudel alle mele, questi qui biologici, mi attirano tantissimo, avevo provato quelli non biologici e ora voglio provare questi. Un'altra cosa che ha attirato tantissimo la mia attenzione sono questi croissant con il miele, sono integrali con il miele della marca Pasticceria Ada, questi qui li voglio provare. Un'altra cosa golosa che voglio provare sono questi biscotti al cocco e cacao. Ho voluto prenderli perché io sono un amante dei biscotti, mi piacciono molto soprattutto a colazione, ma devo dire che mi piacciono anche così, e quindi ho deciso di prendere quelli che sono un po' più sfiziosi. Poi ho preso due confezioni di taralli, uno il gusto mediterraneo, che è questo qui, la marca, ve la dico subito, è Buongiorno Natura, e poi questi qui ai cereali. Sono curiosa di provarli entrambi. Io i taralli li compro sempre da Lidl oppure in altri supermercati, ma da INS non li ho mai provati e sono curiosa. Poi ho preso tre confezioni di mandorle sgusciate, ben tre confezioni, perché noi consumiamo mandorle come bere dei bicchieri d'acqua, quindi siamo dei grandi consumatori di mandorle. Poi, sempre della linea bio, ho preso i frollini integrali, quindi con farina integrale e zucchero di canna. Credo che questi siano confezionati in pacchettini più piccoli e li ho presi appositamente per questo motivo, perché quando andiamo con il mio compagno a fare qualche gita fuori porta oppure quando andiamo in viaggio, a me viene bene portarmi il pacchettino piccolo, quindi di solito li prendo quando c'è un viaggio imminente.
Poi, come ultimo prodotto, sempre della linea bio, ho preso le crostatine ai mirtilli, queste qui. Voglio provarle, ma sono sicura che mi piaceranno perché mi piacciono le crostate, mi piace la marmellata di mirtilli, quindi sicuramente mi piaceranno anche quelle. Questa è tutta la mia spesa di oggi. Fatemi sapere nei commenti se anche voi andate da INS. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.